occasionale, come l'uscita dell'Italia dal mondiale. Ed è stato occasionale, qua qualcuno arriva, come dire, a questa canzone che l'abbiamo sentita per tutta la settimana a raffica, e a qualcuno vorrei domandare se la conosce. Pronto? Sì, come state? Io sto bene, tu come stai? Io bene, ecco. Un rumore di telefono. E adesso come senti? Vediamo i tecnici come va? Meglio, perfetto. Ecco, perfetto. E allora, conosci questa canzone? L'ho scritta, quindi un po' scritta, Siamo in diretta, abbiamo Philo Valls ai microfoni di Radio Studio 95. Ti ringraziamo per aver accettato a quest'ora di domenica di fare quattro chiacchiere insieme. Ma grazie a voi per l'invito. Come potevo, è da mesi che ti sto seguendo, dopo il po' di tempo che sento le tue canzoni, effettivamente potrebbe essere che tra qualche anno mi diventi famoso e poi è difficile starti dietro. Ma non so se è un buon auspicio, insomma vedremo, dai. Sì, no, guarda che è un buon auspicio, poi ti racconterò in privato. Va bene. Allora, Philo, normale, chi è che non ti chiede per quale motivo ti chiami Philo Valls? Noi lo sappiamo, in realtà io so tutto, però mi sembra corretto, dai, lasciarti quei 30 secondi di presentazione. Allora, io mi chiamo Filippo Valsecchi all'anagrafe, e visto che il progetto ha una volontà di essere come dire, internazionale, sì, essendo partito tutto da fuori, volevo evitare che mi chiamassero sul palco dicendo Filippo Valsecchi, sì, e quindi ho tagliato il nome per dargli anche un po' più di musicalità, francamente. Ecco questo, insomma, un nome che devo dire piace, Philo Valls, è un po' particolare. Allora, un po' tornando a quelli che sono, io un po' ho letto di cose tue della vita, una cosa che mi ha colpito più di tutti è che tu comunque da piccolo, non è che adesso sia grandissimo, però da piccolo in realtà non sognavi di stare al centro dell'attenzione, ti piaceva la musica, il mondo della musica, ma un pochino fuori, in quasi una penombra. È vera questa storia? E poi la domanda è, e adesso invece che ti ritrovi al centro dell'attenzione, come ti senti? No, è vero nel senso che non mi sono mai sentito all'altezza di poter fare il cantante, nel senso, per me era inconcepibile che io ero bravo abbastanza da poter cantare, scrivere e mettermi sul palco, ma semplicemente che non ho mai provato a farlo. Al momento in cui mi sono ritrovato a provare a farlo così e mi sono ritrovato a vedere che effettivamente qualcosa arrivava ai pochi che mi sentivano, ho cominciato a crederci sempre di più, e poi ho detto vabbè, con la prima canzone con cui ho esordito questa carriera, diciamo che è andata molto bene, e quindi mi sono tolto tutte le insicurezze e ho cominciato a dire ok, allora forse davvero. Forse c'è qualcosa che va al di là poi della passione. Che tra le altre cose tu hai fatto? Hai finito gli studi, quindi i genitori hanno detto io la laurea la prendo in economia, giusto? Economia con filosofia e politica, sì. Tanta roba. Poi hai deciso di andare via, se non letto male, Londra, e poi da lì è partito questo excursus musicale. Esatto, sì. E la cosa che io, che è successa, anche questa se è vera, il fatto che ti sei ritrovato su Radio DJ e lì che c'erano poi i pubblicitari della Ford. È vero, era Radio 105. Ah, Radio 105, quindi tu sei andato lì per un'intervista, hanno sentito la canzone, hanno deciso di metterla come spot pubblicitario per la Ford. Oddio, sì, non è andata proprio così, nel senso che io ho pubblicato una canzone su YouTube. Sì. La canzone va virale. Nel senso che comincia a andare molto virale tra amici degli amici. Io, preso dall'euforia di questa cosa, ho pubblicato questa canzone senza niente, nel senso, non è che spendendo zero e con dietro di me niente, non avevo un ufficio radio, non avevo un ufficio stampa, non avevo un'etichetta. Cioè, così l'hai pubblicata, dici tanto. Ma sì, l'ho pubblicata così su YouTube e poi su una piattaforma che ho trovato online, che te gli davi 5 euro e ti mettevano su tutti i vari Spotify, iTunes, eccetera, eccetera. Anche preso dall'euforia del fatto che il pezzo stava andando bene,
decisi di mandarlo a qualche radio, ma così senza sapere come funzionava veramente il mondo radiofonico, cosa bisognava fare per far sì che in questi si trasmettesse la radio. La botta di culo è stata che Radio 105 aveva quelli della Ford il giorno in cui ho mandato la canzone, e gliel'hanno fatta sentire perché quelli della Ford avevano bisogno di un pezzo fresco estivo per lanciare la loro forchiesta. A chi gli è piaciuto il pezzo mi hanno convocato a Milano, mi sono trovato in uno di quegli studi con 20 persone sedute attorno a un tavolo e mi guardano, tu sei l'artista, e io ho detto a quanto pare sì, buongiorno. Sembra veramente una cosa che uno la racconta, ma in realtà, e poi la cosa anche che trasmettiamo a chi ci sta ascoltando, che vuole fare musica, che a volte con un pizzico di fortuna, con il crederci ed osare, si può arrivare anche a qualcosa di importante, quindi storia proprio da tirar fuori, anche motivazionale, Filo, veramente. E tornando un po' a quello che adesso, una serie di noi in questa settimana avevamo pubblicizzato che avremmo avuto questa telefonata, e già ai fan, che mi pare ovvio e scontato, ma una in particolare che si chiama Maria Teresa, che ti adora, che è lì che praticamente si fa le storie famose su Instagram con la canzone, e mi ha mandato oggi un messaggio con delle domande. La prima che ti chiede quanto in realtà la tua storia d'amore, le tue storie d'amore sono occasionali. Oh mamma mia, Maria Teresa, come stai? Maria Teresa, guarda, le devi veramente, e la tua fan mi ha fatto una serie di domande, questa è quella che secondo me è un po' più piccantella. Tante. quanto delle mie storie d'amore sono occasionali? Ma purtroppo da... Io poi sono schietto e onesto, devo dire, da 3 anni a questa parte sono un po' tutto occasionale, nel senso che non sono mai andate veramente a diventare una relazione vera, quindi purtroppo o per fortuna... O per scelta? Ma no, per scelta mai, io mi faccio guidare dal cuore, poi sai, a volte, come dire... Le relazioni occasionali non vuol dire che sono tutte relazioni, sono anche quelle relazioni magari vanno avanti qualche mese e poi non parte mai quella, non decolla mai quella scintilla importante. Quindi dal momento in cui sono tre anni che non sono fidanzato, mi trovo a dire che purtroppo sono un po' tutte così, storie. Beh, abbiamo saputo, il piccante abbiamo saputo che praticamente sei single, quindi cara Maria Teresa, adesso ufficialmente sappiamo che Filippo è single, quindi vedi un po' te. Esatto. Invece, oltre, ci sarà stato qualcuno che ti ha ispirato? C'è qualche artista, qualche cantautore? Perché tu scrivi le tue canzoni, però avrai avuto una musa ispiratrice. Una musa ispiratrice, Per le canzoni? Sì, anche per le canzoni, o se c'è qualche autore che comunque ti ha un pochino in questi anni portato più verso questo stile. Ma ci sono tanti artisti che mi piacciono, ci sta Paolo Nutini che mi piace molto, ci sta Jack Johnson che mi piace molto, ci stanno Bob Marley, Rolling Stones, insomma, stiamo dicendo. Quindi abbiamo proprio, adesso che è uscito il singolo, quelli che sono poi i prossimi passi, quindi da che non c'era il manager, l'etichetta, adesso c'è anche l'etichetta, ci saranno anche dei progetti che ti vedranno protagonista, dove vorrei un po' più farti conoscere. Allora, adesso c'è il disco che è pronto e sto cercando di capire quando farlo uscire. Quante canzoni sono? Sono 11 canzoni. 11 canzoni, e parlano prevalentemente di amore oppure ci sono anche altri temi che hai trattato? Parlano prevalentemente di amore. Di amore. Di amore, quindi l'amore è al primo posto nella tua vita. Beh, sì, dai. Ok, quindi 11 canzoni scritte tutte da te? Sì. Quindi tutte da te, e già c'è il periodo, quindi dovete ancora un po', se prima di dicembre, prima di quest'anno, a cavallo tra quest'anno e il prossimo, potrebbe essere la data?
Sì, potrebbe essere, esatto, una cosa del genere. Ok, ma c'è qualche altra cosa come dire, in pentola, volle qualcosa, qualche sogno nel cassetto, qualche... Ma nel senso, sto cercando di capire un attimo bene come lanciare di nuovo, come lanciare questo disco. Non so, sogni nel cassetto ce ne sono tanti, adesso da capire un attimo bene passo per passo come fare. Calcare il palco dell'Ariston? Potrebbe essere un'idea, Ecco, io potrebbe infatti essere un'idea, sento un provare a po' farlo. di... infatti sento un pochino, come dire, di cose non dette, come con un po' di... Mi piacerebbe, no? Adesso mi pare che è uscito anche che Amadeus ha parlato che le etichette possono inviare i pezzi. Tu ne invierai qualcuno? Diciamo che c'è questa possibilità, non è ancora successo Allora io niente. incrocio le dita perché ci potremmo vedere al festival, noi come radio, io ormai sono insomma lì una veterana, quindi io mi auguro di intervistarti lì. Detto questo, ho detto un po' tutto, quindi sul progetto direi di accantonarci, di aspettare un po' quello che potrebbe essere, te lo auguro di cuore. E se i nostri radioascoltatori, telespettatori ti vogliono seguire, ricordiamo un po' le pagine di Instagram, di Facebook. Certo, Filoval su Instagram, Facebook e anche Twitter se ti va. Ecco, quindi mi piace, ti possono seguire. Adesso una mia curiosità, ma questa genialata di mettere sgarbi, di mettere barbieri, com'è venuta? Mi è venuta l'idea che il pezzo era molto già di per sé, come dire, le immagini erano molto chiare, erano molto quasi cinematografiche, il vegano che mangia un maiale. Quindi mi divertiva l'idea di rafforzare queste immagini con dei personaggi che le potessero caratterizzare al massimo. E quindi ho passato gli ultimi 3 mesi della mia vita a stalkerizzare i vari agenti di questi personaggi, pregandoli di poter partecipare a questo progetto. Ma la domanda qual è? Cioè, come ti hanno risposto? La risposta più strana che ti hanno... Sgarbi cosa ti ha detto? No, Sgarbi paradossalmente è stato anche abbastanza semplice convincerlo. Il più Sì. curioso è stato Grosso che giustamente ha voluto farmi, come dire, un po' un... ci ha messo una settimana a deciderlo per bene, quindi Capire, cioè, se Sgarbi. andava bene. Barbieri, sì, lui Barbieri pure lui, lo sono incontrato questa gente 2 volte, però Grosso è quello che mi ha chiesto tutto il mio materiale vecchio. addirittura. Sì, no, ma è Quindi stato meticoloso capire chi è Filo provare a Valse. capire chi è, dove vuole andare, no, ma è stato giusto, nel senso comunque sia riuscito a mettere la faccia, ho detto voglio capire Beh, sì. chi sei, se devo Giusto. affiancarmi a te. Per capire anche, sì, assolutamente, questa è una cosa interessante. Ora la canzone, adesso è una bella differenza fra occasionale e anche prima del caffè, due modi di scrivere diversamente. C'è Sono una, due modi di. sì, una maturità diversa, ho Beh, potuto... no, certo, perché comunque prima del caffè è un pezzo che è stato scritto a 16 anni, quindi l'ho tirato fuori dal cassetto perché mi sembrava un pezzo che comunque sia la sua rockabilità è dolce nel voler raccontare l'amore sotto gli occhi di un sedicenne, ma quello è e quello rimane, non è. Sono due pezzi scritti proprio anagraficamente Sì. molto diversi, con 7 anni di differenza, quindi si spera che ci sia un po' di maturità, Sì, se no ma però vorrebbe dire che sono rimasto sedicenne. devo dire, un po', se rimaniamo un po' sedicenni, un po' tu, non è una cosa negativa, però la No, cosa è che vero, è vero, è vero. però la cosa bella è che entrambi sono orecchiabili, sono belli scanzonati, parlano di una cosa importante che potrebbe far stare un po' giù, però poi ti tiri su di morale, quello che a me è arrivato. Come musica, è quello che arriva, dici le cose che in teoria un po' potrebbero fare male, però poi fai sorridere quello che mi viene quando ascolto la tua musica, Filippo. E c'è qualcosa che vuoi dirci che non sono riuscita a tirare fuori? C'è qualche cosa che posso sapere in anteprima, anche per pavoneggiarmi, un domani dico io ho intervistato Filo e mi ha detto sta cosa, la sapevo io. Che ti posso dire?
mi ha detto che sei singolo, che Maria Teresa ti vuole venire a trovare a Roma. Io questo già te lo dico perché mi ha già scritto che vuole venire. Poi arrivano anche complimenti da parte di Giovanni Francesco, ti augurano il festival, quindi ancora un po' di saluti e poi mi chiedono Grazie. con chi vorresti fare una canzone? Per chi vorresti scrivere una canzone? Una tua canzone interpretata da un altro cantante, mi chiedono. Oddio. Ci hai mai pensato? No, non ci ho ancora mai pensato, però potrei dirti che mi farebbe piacere scrivere una canzone per... Beh, oddio, sarebbe un sogno sentire, come dire, un Paolo Nutini cantare un pezzo che ho scritto io. Wow, diamo il feedback, chissà Paolo Nutini sente. Beh, questa è una cosa bella. Domanda, ecco, una domanda che non ti è mai stata fatta, mi fa piacere. Esatto, E questi sono, esatto. e devo dire, non è farina del mio sacco, grazie a Giovanna che ha mandato questo messaggio, quindi io ringrazio Grazie, sempre Giovanna. i radioascoltatori che sono sempre carinissimi. Allora Filippo, per quanto mi riguarda, insomma, le notizie me le date, vuoi puntare sul disco, però c'è qualche progetto che direi incrociamo le dita, non ne parliamo perché a volte bisogna soltanto aspettare. E ti lascio 30 secondi così puoi salutare gli amici di Radio Studio 95 e presentare Occasionale così la possiamo mandare. Fai lo speaker. Fantastico. Allora, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio 95, qua sta per arrivare Occasionale di Filo Vals che sono io, quindi vi auguro un buon ascolto e una buona domenica. Ci siamo fatti male.